noi stiamo girando in zone che sono le zone dove io ho fatto restare le persone, e in questo momento noi ci giriamo da soli con la quasi probabile certezza che se qualcuno mi avrebbe notato adesso noi avremmo avuto qualche problemino. È successo quello che succede un po' a tutti in queste zone, un po' a tutti gli imprenditori. Succede che all'improvviso, mentre tu hai un'attività che più o meno ti permettevano di poter vivere serenamente, e succede che si avvicina qualcuno che giustamente ti chiede, diciamo, qualcosina per lui, diciamo l'antistato che si presenta per la sua tassa. Chiamiamola estorsione, purtroppo però sta di fatto che in tanti la pagano ancora questa forma di tassa chiamata estorsione. Quando si presentarono in forma di, dovevano acquistare una macchina, le solite presentazioni che fanno, siamo amici degli amici. Per non farla lunga mi chiesero 30 milioni all'epoca per riavere indietro 100 milioni di auto. È il famoso cavallo di ritorno. C'era un boss chiamato Pesacane Giuseppe. Dopo pochi giorni questo mi manda dei suoi scagnozzi e mi fa prelevare, mi fa una sorta di prelevamento fisico, inducendomi il giorno dopo a recarmi a casa sua. Dice no, perché questa è zona mia, qui comando io, in casa mia nessuno si viene a prendere i soldi. E da lì poi cominciò, diciamo, un inferno, e da quei 15 milioni diventarono un sacco di milioni, perché io all'epoca, fingendo di non avere soldi, disse ma io poi non lo posso pagare questo assegno, e lui prontamente disse il problema non c'è, io ti faccio pagare l'assegno e tu sull'assegno ci aggiungi 2-3 milioni di lire. E sta sorta di cosa andò avanti, diciamo, per parecchio tempo. Quindi ho pagato l'usura sull'estorsione, e poi dopo sono andato in cerca di denari a strozzo per soddisfare i bisogni di questo clan, perché poi la cifra aumentava, da 15 diventarono 30, da 30 a 40. Arrivare ad una somma precisa non è semplice, sicuramente centinaia di milioni di lire, parliamo in lire. Diciamo, a malvolontà io fui costretto, diciamo, a sottostare a questo gioco vizioso che poi mi ha portato a decidere, come giusto che sia, di denunciare queste persone che da 7-8 che erano siamo arrivati ad arresti per 30 persone, di cui 23 condannati in via definitiva per associazione di stampo mafioso, perché poi non era solo il fatto di chiedere soldi, chiedevano macchine in prestito, qualche assegno da versare sul mio conto. Diciamo che cominciavi a diventare la famosa lavatrice dei soldi sporchi di questi personaggi. Fui costretto a chiudere l'attività e ad essere spostato come un pacco, diciamo un pacco postale, in giro per la penisola italiana, ed entrai a far parte di questi esseri, come chiamare i testimoni di giustizia. Essere inutili, va, perché si diventa un essere inutile. Questi esseri inutili, testimoni di giustizia, sottoposti a questo così chiamato programma di protezione, io lo chiamo programma di spasciavite, perché a me la vita, questo programma di protezione, me l'ha distrutta. È peggio di un cancro, perché il cancro al 90% tu guarisci, ti dicono tot anni ce la farai, oppure ti dicono guarda che tu hai tot anni di vita. E qui lo Stato fa promesse che non mantiene. Tu in prima persona sconfiggi la camorra e poi resti tu in prima persona a farti la diagnosi sulla malattia che hai preso sconfiggendo la camorra. L'attività oramai, finito il programma di protezione in località protetta, è ritornato nel 2007 a Pompei, io ho rimisi l'attività, ho investito una grossa cifra come capitale, però ho perso, diciamo, per la seconda volta, stavolta ho avuto la perdita pesante, questa volta ho perso ciò che la camorra non era stato capace di farmi perdere, e stavolta l'ho perso per mano dello Stato, per mano delle istituzioni, anche per mano della società in cui viviamo, perché comprare le auto da Luigi Coppola significava fare un affronto alla camorra. Quando sono tornato, io sono tornato con un livello di scorta molto alto, il secondo livello, due macchine blindate per me, per la famiglia, vigilanza fissa sotto casa,
e niente, è durata, diciamo che è durata, stanno uscendo, qualcuno è uscito già, qualcuno l'ho incontrato, mi sembra un po' una parola, no, l'ho visto, diciamo, ci siamo visti, ci siamo scambiati quello sguardo, però... E com'era il loro sguardo? Tu hai mai visto un cane alla catena che caccia i denti da fuori? Quello è lo sguardo di quelle persone. Ci sarà l'ordine, quindi il giorno che ci sarà l'ordine, queste bestie che sembrano essere legate alla catena come un cane si muoveranno e faranno, diciamo che porteranno a termine l'esecuzione della sentenza, perché la loro sentenza non consente né cavilli, non consente né archiviazioni e non consente nemmeno la possibilità di appellarsi.